Fotografi calca un abbraccio enorme per una star del suo calibro, ma da sempre impegnata davvero con il cuore. Richard Gere è a Roma per presentare Gli Invisibili, un film girato un paio d'anni fa ma da tempi in attesa di distribuzione perché tratta un tema a prima vista spiacevole. La storia di un homeless, un barbone, un uomo senza fissa dimora che si è lasciato andare, che ha perso tutto, anche sua figlia, anche se stesso. E non a caso Gere ha voluto incontrare chi anche a Roma è senza fissa dimora e sopravvive grazie al sostegno della comunità di Sant'Egidio. Sono un senza tetto. No, tu sei solo... Sono un senza tetto. Sei al verde, ma sono hai fatto un senza tetto. Io non esisto. Sei al verde. Noi siamo invisibili. Chi sono questi invisibili? Persone che non credono in se stesse, che si ritengono idiote o persone che noi non vediamo? E questa forse è la cosa che più colpisce del film. Una delle cose interessanti del film e del suo titolo, Gli Invisibili, è cercare di penetrare l'interiorità di queste persone, di chi è invisibile. Ma la realtà è che la gente ti vede, ma ti evita, ha quasi paura di te. Gli invisibili sono come un buco nero e la gente ha paura di essere risucchiata. A un livello più profondo, questo tipo di condizione ci ricorda che in fondo siamo tutti vicini. Viviamo le stesse cose. Vivere una situazione come quella del mio personaggio non è così improbabile. Fa più di 0 gradi, se ne deve andare, mi dispiace. C'è un vento gelido, no? In questi giorni sono per le strade di Roma e vedo praticamente lo stesso. Una premura, quella della cura degli ultimi, che Richard Gere condivide anche con il nostro Papa Francesco, che ha incontrato nei giorni scorsi proprio a Roma. La compassione credo che sia una cosa che unisce, no? Diverse religioni. Quando sento le parole di Papa Francesco e quelle del Dalai Lama, per me sono identiche. Dicono le stesse cose: amore, compassione, responsabilità personale, l'uno nei confronti dell'altro. Forse nella visione della realtà e delle coscienze ci possono essere diversità, ma questa visione di amore, di compassione pura, è assolutamente identica. Tu sei malato di testa, non stai bene. Odi te stesso, sei depresso. Tu non credi in te, non gliene frega niente alla società, perché dovrebbe? Forse l'amore è la risposta per far sì che queste persone non siano così sole, perché la loro condizione sembra in qualche modo definita. È sicuramente questa la soluzione. È davvero prenderci cura del prossimo e al di là delle frasi fatte, pensare a chi è meno fortunato di noi, davvero con il cuore. Magari dare loro un tetto, ma dove? Come? Lo so che non è una cosa semplice, dare un letto, una casa a qualcuno. Ma forse c'è un luogo di cui davvero possediamo le chiavi, che è davvero nostro ed è il nostro cuore. Aprire il nostro cuore, fare in modo che sia di tutti, che lo sia davvero. È la personalità umana che, aprendosi da singolo, si fa comunità. A volte basta che le persone si guardino negli occhi, un abbraccio, per creare vera empatia, comprensione e compassione del prossimo. Direi che in definitiva dovrebbe essere questo il vero scopo. E l'impegno di Richard Gere davvero con il cuore continua. Prossima tappa è il Teatro Greco di Taormina con la campagna Homeless Zero, insomma basta persone senza fissa dimora. Un'iniziativa per il quale il divo americano sta girando proprio in questi minuti uno spot negli studi della nostra TV 2000. Qual è la cosa più sconvolgente che ha scoperto in quello che lei definisce questo tunnel in cui è entrato per questo film? Ho capito quanto sia facile lasciarsi andare e finire in strada.